secolo. La Sala degli Affreschi fu concepita come luogo di rappresentanza e di lezioni universitarie, le accademie. Gli affreschi furono eseguiti tra il 1603 e il 1604 da due pittori di chiara fama, esponenti del tardo manierismo centro-italiano, incaricati direttamente dalla corte pontificia, Cesare Nebbia e Federico Zuccari. Il primo eseguì con i suoi aiutanti le storie della volta e il grande affresco della peste sulla parete settentrionale, mettendo a frutto la lunga pratica acquisita nella decorazione dei palazzi vaticani. La decorazione illustra le storie del Beato Carlo, la cui canonizzazione avvenne nel 1610, quindi più tardi rispetto all'esecuzione delle pitture. La nomina a cardinale da parte di Pio IV, il periodo della peste di Milano negli anni 1576-1577, il pellegrinaggio alla Sindone a Torino, la fondazione dei seminari, collegi e ordini religiosi, la preghiera al Sacro Monte di Varallo, i funerali e la trasposizione delle sue reliquie. Il ciclo di affreschi risulta nel suo complesso di una chiarezza e leggibilità iconografica immediata ed esemplare. Sulle pareti si possono osservare ritratti di grandi dimensioni di Papa Pio IV, San Carlo e Federico Borromeo e dei primi cardinali patroni del collegio. Questi affreschi trovarono poi corrispettivo nella serie di dipinti con le storie della vita di San Carlo, commissionata anch'essa da Federico per il Duomo di Milano. Il parallelismo tra le due serie è corroborato dal recente ritrovamento del piano delle pitture pavesi contenuto in un documento dell'archivio del capitolo metropolitano di Milano, che ha dimostrato come il ciclo pavese, che nelle intenzioni doveva interessare anche le pareti laterali del salone, sia rimasto incompiuto. Sulla parete meridionale di fondo, il pittore Federico Zuccari affrescò in modo grandiosamente scenografico l'imposizione del cappello cardinalizio a San Carlo Borromeo. Quest'altro affresco fu terminato nel 1610. In basso a destra sono ritratti i committenti, cioè i genitori di Federico Borromeo, negli abiti dell'epoca. Al primo piano del collegio si conserva anche la cosiddetta Stanza del Principe, con arredi e ritratti ottocenteschi, dove era ospitato, durante le sue visite, il nobile rappresentante della famiglia Borromeo. Il refettorio ospita tutt'oggi l'arredo del tempo di Federico Borromeo, realizzato da Giovan Battista Mangone, che operò come falegname e intagliatore per il Duomo di Milano. Il pulpito in pietra, con la lapidaria frase «Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio», completa l'ispirazione monastica. Oggi il Collegio Borromeo ospita 90 ragazzi nel Palazzo Storico e 50 ragazze, che accedendo per concorso di merito conservano annualmente il posto, gratuito o semigratuito, dimostrando l'eccellenza richiesta negli studi.
Tra i servizi, gli alunni dispongono tra l'altro di una biblioteca di oltre 27.000 volumi. Oltre ad essere ospitati in camere singole, gli alunni hanno a disposizione diversi servizi per lo studio e lo svago. Dal 1976 funziona una sezione laureati dedicata al giurista Contardo Ferrini, destinata a giovani ricercatori e specializzandi, e dal 2009 la modernissima sezione femminile, costruita in un'area a fianco dell'antico palazzo, che offre ogni genere di comfort e servizi. Il Collegio attiva annualmente diversi corsi interni, alcuni dei quali hanno ottenuto riconoscimento accademico da parte dell'Università di Pavia. Durante l'anno viene organizzata, sia per gli studenti che per la cittadinanza, un'intensa attività culturale e concertistica.